Buonasera, aspettiamo, vediamo. Ok, Qui. buonasera, buonasera a tutti. Da passione sincera, eccoci qua. Vediamo, aspettiamo un attimo, anche perché stasera ci siamo collegati direttamente dalla pagina di Passione Sincera e andremo a preparare una ricetta super gustosa, e cioè andremo a preparare un piatto per le feste che può andare bene sia per il cenone di Capodanno che per comunque le feste di Natale. Molto comodo e facile da preparare, utile perché sarà una ricetta che vi aiuterà molto perché la potrete preparare anche poco prima, in modo tale che poi quando avrete gli ospiti dovrete soltanto infornarlo. Quindi andremo a preparare un rollè di tacchino farcito al forno, facile da fare e soprattutto lo potete preparare prima, dopodiché lo potete mettere in frigo tranquillamente e il giorno dopo, va bene anche per il giorno dopo, appena arrivano gli ospiti, 40 minuti prima, infornate il vostro rollè. Allora, vediamo chi c'è perché comunque di solito faccio le dirette dalla pagina principale di Simonetta, però avendo la mia pagina e logicamente oggi, stasera, ho preferito così. Allora, vediamo un po' se si collega ancora qualcheduno, ma incominciamo la nostra ricetta. Intanto vi saluto, vediamo, vengo un attimo a vedere. Saluto tutti i miei amici, saluto Luisa, saluto Fabrizio, perfetto. Allora, saluto tutti. Incominciamo. Io ho comprato il tacchino a fette, un buon tacchino logicamente, non l'affettato, proprio il tacchino. E andremo a disporre con calma queste fette sopra. Aspettate che tolgo questo così vedete meglio. Ecco qua, li prendiamo poi dopo. Andremo a disporre le fettine in maniera orizzontale sopra alla carta da forno, sopra un tagliere. Quindi incominciamo a mettere. Io vi avevo dato la lista della spesa perché ho detto magari qualcheduno lo può fare anche insieme a me in diretta, ma tanto poi lo potete fare benissimo domani, per il giorno dopo, per la sera, come vi ho detto prima. Quindi iniziamo col mettere le fettine di tacchino. Logicamente prendete prodotti di qualità, quando parliamo anche di pollo, di tacchino, sempre meglio andare sul sicuro. Quindi vedrete, sarà una cosa bellissima, una ricetta molto molto bella. Allora, andremo a mettere le nostre fette in orizzontale e le andremo un po' ad accavallare una vicino all'altra, un poco più sopra. Ok? Così, intanto ditemi un po' come state. Io di solito ho tutti i miei amici nella pagina, quella principale, però stasera ho voluto farla qua. Ok, quindi andiamo a disporle. Ne abbiamo una, due, tre, quattro. Noi vogliamo un bellissimo rollè, quindi non abbiamo. Ne mettiamo un po', quindi 1, 2, 3, 4, 5 e ne andiamo a mettere un'altra qua. Dopodiché, vedete, sono disposte a questa maniera. Ok, dopodiché andremo a mettere l'altra parte. Qua. Questa parte qua. Questa parte qua. Ok, e direi che così può bastare. Perfetto. Quindi queste due le possiamo anche non mettere. Perfetto. A questo punto, se avete delle domande, poi comunque chiedetemi quello che volete. A questo punto noi abbiamo le nostre fettine precise, così, accavallate l'una con l'altra. A questo punto andiamo un pochettino a salare a piacere, a piacimento, eh? Io non esagero mai, però ognuno fa un po' come
come le piace. Ok, a questo punto anche una piccola, piccola, piccola spolverata di pepe. Ok, molto bene. Adesso andiamo a mettere le fettine di prosciutto che vi avevo dato nella lista della spesa. Quindi apriamo il nostro prosciutto cotto, tagliato a fettine. Io sto lavorando, quindi non vedo bene gli amici che mi stanno seguendo, però vedo che c'è Luca, c'è Fabrizio che mi segue sempre, e c'è un nome, aspettate, ma Doc, ok, insomma, ci siamo un po'. Di solito nell'altra pagina siamo tanti, 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 però devo un po' iniziare anche le dirette da questa pagina. Quindi andiamo a mettere, tanto l'importante è esserci, andiamo a mettere le nostre fette di prosciutto sempre in orizzontale disposte qua. Mi raccomando di lasciare una piccola parte di lembo, questa parte qua, perché sarà quello poi dove noi dobbiamo andarlo a chiudere. Quindi praticamente non dovete andare a coprire tutta la parte. Andiamo a mettere l'altra fetta di prosciutto. Un'altra fetta qua, perfetto, e direi che può bastare. Ok, a questo punto andiamo a mettere la mozzarella che andremo a tagliare. Andiamo a tagliare la mozzarella a fette e la andiamo a mettere sempre in orizzontale. Così, così e così. Adesso tagliamo anche questa e la andiamo a mettere nell'altra colonna qua. Così, vi faccio un attimo vedere, così vedete bene tutto il lavoro. Allora, vediamo un po' chi mi saluta. Ok, ciao a tutti, ciao Rita. Allora, andiamo a mettere questo qua. Questo è un piatto comodissimo per le feste, perché così avrete magari tanto da fare e vi ritrovate un secondo pronto, gustoso, di effetto, perché poi quando lo andrete a tagliare sarà bellissimo. Poi noi lo andiamo a vedere come verrà da tagliato anche. Logicamente io poi lo devo infornare perché lo faccio in diretta con voi. Avrei potuto farne un altro, ma mangiare 2 giorni il rollè mi sembrava un po' eccessivo, voi cosa dite? E quindi poi io comunque do valore alle cose come tutti noi, quindi lo facciamo adesso, poi lo andrò a infornare o stasera o domani e vedrete il risultato, sarà bellissimo perché adesso verrà ancora il bello. Ok, abbiamo messo, anzi mettiamone una qua, così vengono belle larghe e uguali, perfetto. Allora mi asciugo un attimino. Abbiamo praticamente messo adesso anche la mozzarella, quindi il tacchino, il prosciutto, la mozzarella. A questo punto andremo a mettere gli spinaci che io ho fatto prima, precedentemente un po' saltare in padella, quindi appena appena li fate andare poco poco, perché lo sapete che i spinaci cuociono in un attimo, e li potete fare rosolare come siete abituati o con l'olio soltanto, o chi piace anche con con un po' di burro. L'importante è che siano molto asciutti come questi, non ci deve essere acqua. Quindi andiamo a prendere una forchetta o le nostre pinze e andremo a disporre anche i nostri spinaci in maniera molto precisa qua. Ok, come state? L'altra volta ero collegata su Simonetta, allora mi seguivano dalla Germania, dall'Austria, oggi boh, chissà dove andiamo. Ok, andiamo a mettere gli spinaci. Queste più o meno erano 450 grammi di spinaci da crudi. Poi lo sapete che comunque vengono pochini, eh?
Si vede bene tutto, vero? Mettiamo gli spinaci. Così viene buonissimo e viene buono e sostanzioso e gustoso. È un piatto proprio, se vogliamo, potrebbe essere anche unico vicino a un bel contorno, perché no, di verdure, anche se dentro c'è un po' di spinaci, comunque il contorno ci vuole sempre, di patate, come vi ho detto, oppure io ho preso delle cosine che ho già, ok, abbiamo messo gli spinaci in maniera perfetta, mettiamolo qua così non si vede, ok, allora a questo punto avete anche gli spinaci, ok? Vedete bene? Perfetto. A questo punto andiamo a mettere, nella lista vi avevo detto anche 4 uova sode. Andremo a mettere con molta attenzione anche le uova sode messe per lungo così. Una, due, tre e quattro. E per ora abbiamo completato tutta la parte che praticamente andrà poi ad arrotolarsi e quando poi andremo a tagliare si vedrà questo effetto meraviglioso. Vediamo chi c'è in linea perché devo salutare. Saluto Giovanni, saluto Pina, da Catpina, sì, stavo sbagliando, mi sembrava la località, invece è il cognome, chissà di dov'è Pina. E perfetto. Quindi a questo punto dobbiamo arrotolarlo, quindi giriamo il nostro tagliere e incominciamo a, con molta attenzione, a girare il nostro rollè facendo molta attenzione. Con la carta da forno vi aiuterete molto, questa è la cosa un po' più che dovete stare anche attenti, anche a questa cosa qua. Ok, fate attenzione bene che è ben aderito, perfetto, e vi aiutate ancora a girare, 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 in modo che vi troverete tutto questo perfetto. Ecco fatto. Questo è il nostro rollè. Vediamo se lo vedete. Adesso andremo a legare il nostro rollè. Prendiamo uno spaghetto. Ora, non tutti sanno fare il nodo come fanno i macellai, tutto quello unico. Quindi noi con molta calma andremo a fare quello che più o meno sappiamo fare tutti. Fate scivolare il filo e incominciamo da qua. Poi taglieremo la parte eccedente. Via. Possiamo anche tagliarlo al momento, perché poi vedi, sì, non fate come ho fatto io, bisogna tagliarlo con il rotolo, perché sennò poi magari non viene lungo. Ok. Quindi, distanziate questa operazione più o meno un dito e mezzo, due dita, in modo tale che rimane bello fermo. Allora, vediamo un po' chi c'è. E sì, siete sempre... Allora, qua, vediamo. Questo qua poi lo andremo a cuocere in forno, però come vi avevo detto possiamo stasera lasciarlo in frigo e cuocerlo domani, perché anche domani va bene, lo lasciamo una sera in frigo che così si compatta anche meglio, dopodiché domani lo andiamo a infornare, quindi è anche leggero perché lo andiamo a infornare, certo è un po' sostanzioso però... Ok,
Vedete che meraviglia? Voi questi qua magari li vedete sempre nella macelleria. Invece no, adesso li fate anche voi. Ma magari li avete già fatti, eh? Però, magari è un'idea. Io stasera volevo un po' far festa, un po' con voi, e quindi volevo un po' fare un qualcosa che vi... Ok? Che vi rallegrasse anche un po'. E questo viene benissimo, eh? Questo procedimento lo facciamo logicamente con calma. Ecco fatto. Ora continuiamo di qua. Fate passare bene, perché io l'ho riempito molto, eh? È buonissimo. Ok, mi raccomando, mettetelo proprio bene, così almeno viene preciso. Sopra si ci può mettere il rosmarino e la salvia. Il problema è che se proprio lo attacchiamo tanto, quando quello andremo a togliere verrà la riga e praticamente verrà il segno del rosmarino, che praticamente non si è imbrunito bene il nostro rolè come da tutte le parti. Quindi o le mettiamo incastrato sotto o vediamo, comunque è lo stesso, però per l'estetica magari anche bello, tanto poi comunque va tagliato. Ok. Mettiamolo bene, perché nella parte della chiusura. E io direi di fare anche l'ultimo, così rimane ben legato. Tanto poi la prima fetta si sa chi la mangia sempre, o la mamma, perché tutti poi vogliono dove c'è tutto il centro. Comunque questo qua è tutto farcito. Ok, a questo punto andiamo a tagliare tutti i pezzettini di che sono un pochettino lunghetti. Ok, le andiamo a tagliare tutti. Poi si fa anche la cima, a me viene benissimo la cima, mi piace da morire. Pensate che facevo la cima che ero una ragazzina, avrò avuto, non so, 13 anni che facevo già la cima. Mi piaceva da morire far proprio la cima, che non è semplice, eh? Poi la mettevo col peso. Ok, il nostro, guardate un po' che meraviglia, si vede? Guardate che arrosto che è venuto, che rolè, io lo chiamo anche arrosto. Guardate che meraviglia, fatto da noi, fatto da noi, e logicamente con prodotti che conosciamo, perché comunque ve l'ho detto, comprate comunque se potete un tacchino di qualità, in modo tale che proprio è gustosissimo. Guardate che bello. Ok, a questo punto poi lo andiamo a trasferire in un tegame o in una pirofila, come volete voi. Così vi aiutate, in modo tale che non fate caos. Perfetto. Ora, questo è tanto tanto grande, eh? Poi andiamo a mettere il nostro rosmarino, la nostra salvia, incastrata qua, tra il filo da cucina, lo spaghetto, diciamo,
Ok. Perfetto. Ok. Il rosmarino lo incastrate. Qua sotto. Ok. Io l'ho già tutto lavato. Che profumo che ha il rosmarino. È da fare una foto, è troppo bello. Vi piace l'idea che ho avuto? Logicamente il tegame va un po' più grandino, eh? Quindi lo mettiamo un po' più grande. Ok? Perché è talmente grande. Va bene che sì, perché non mi piace che si piega. Ok. Ok. Logicamente in base alle fette viene o un po' più grande, decidete voi, in base anche agli ospiti che avete. Ok, perfetto. A questo punto lo abbiamo anche tutto aromatizzato. A questo punto prendiamo l'olio. Perfetto, ancora un po' di sale sopra, una manciata, una spolverata di pepe e a questo punto poi mezzo bicchiere metteremo di vino bianco e avevo detto anche patate, ma a questo punto io direi che con queste qua sarà una delizia. Tutte intorno andremo a mettere tutte le nostre cipolline. Ok. A questo punto la ricetta è finita. Andremo a mettere il nostro rollè allora, in forno prescaldato a 180 gradi. Più o meno dai 30-35 minuti, comunque in base al vostro forno, vi dovete regolare un po' voi. E dopodiché lo lasciate raffreddare e si andrà a tagliare con un coltello con i denti in modo tale che la fettina viene bella precisa e dentro si vedrà il tutto. Allora, la mia ricetta per le feste l'ho finita. Questo rollè meraviglioso, avete visto che grande, ma noi siamo in tre, dura pochissimo, perché poi comunque la fettina vengono delle fette così e mangiamo, mangiamo. Quindi la dimensione è giusta, comunque voi potete farla anche un po' più piccola. Quindi cosa dire, la ricetta l'abbiamo finita del nostro rollè di tacchino farcito cotto al forno e domani vedremo il proseguo, perché adesso lo andremo a infornare o stasera o domani mattina, in modo tale che lo mangiamo tutti. Quindi io vi saluto, vi mando un caloroso abbraccio e alla prossima ricetta con passione e sincera. Ciao a tutti, mi raccomando, provate a farlo e se lo fate, taggate passione sincera. È comodissima fare questa ricetta perché avrete modo di stare con chi volete voi, con i vostri cari e sprecare poco tempo, diciamo, e non avere tanto tanta confusione in cucina, perché lo potete anche preparare, come vi ho detto, il giorno prima o la mattina per la sera. Quindi vi mando un caloroso abbraccio a tutti. Ciao! Ciao!